Beh certo, se perdi per forza di cose non puoi essere soddisfatto. Come impegno, secondo me la partita era quella che dovevi fare. Nelle letture dobbiamo lavorare ancora un sacco perché sono d'accordo con... Non puoi concedere quel tipo di sviluppi che abbiamo concesso invece la licenza. Avevamo detto che era una squadra organizzata, però noi dovevamo riuscire a fargli ripartire un pochino meno, un pochino come hai fatto il secondo tempo, anche se anche là sono d'accordo che è una partita più di quasi nervosa poi diventa. Col passo indietro è dovuto al fatto che adesso ogni volta inizia a trovare anche delle difficoltà diverse. Quando trovi davanti una squadra che appunta a un certo tipo di organizzazione, magari se le letture sono ancora lente, rischi di appunto di pigliare delle ripartenze come abbiamo concesso nel primo tempo. Ecco, mister, volevo fare una domanda, riallacciandomi al discorso del collega Di Marzio. Effettivamente la sintesi è questa, insomma, Pescara oggi poco equilibrato, che ha concesso troppo, ma forse anche per qualche scelta iniziale. Mi spiego meglio, una squadra molto offensiva. Lei, insomma, ha fatto delle scelte precise in tal senso, cioè Omeunga, che ha fatto, insomma, è stato schierato in un ruolo probabilmente non congeniale alle sue caratteristiche. Ecco, lei che cosa può dire in merito? Lì c'è stato un problema ieri con Bellanova che ha sentito un affaticamento muscolare, quindi le scelte sono state anche dovute a questo tipo di situazione. Poi l'ha fatto in Serie A col Genoa, quindi in ogni caso credo che, anche se è vero che poi l'abbiamo provato poco, in una situazione di emergenza come era quella di oggi, secondo me ci poteva anche stare. I cambi rispetto all'altra volta sono tutti frutto di qualche problemino muscolare, ma al di là di questo, io la partecipazione alla squadra secondo me è quella giusta e anche la voglia di andare oltre le difficoltà, difficoltà che in questo momento abbiamo subito e ci hanno portato a perdere una partita che appunto con un maggiore equilibrio magari non perdevamo, rimanendo al fatto che una cosa che a me in ogni caso piace è che sei rimasto in partita fino alla fine e se alla fine facevi il 3-3, credo che non ci fosse niente da dire per nessuno. Costantino. Però l'unica maniera che hai per farlo, per recuperare quello che secondo me è un giocatore importante, è anche lì cercare di dargli delle opportunità. Era entrato molto bene ad Ascoli. Si vede che gli manca la partita, però ha tenuto botta fino alla fine e più passava il tempo, secondo me, più ha trovato anche confidenza col campo. È logico che sono tutte cose che un pochino devi pagare scotto. De Carlis, mister, buonasera. Io ho una curiosità, intanto, per quanto riguarda, questo è un problema che il Pescara si porta dietro anche dalla precedente gestione, cioè sono spesso gli errori dei singoli a condizionare poi una prestazione. Io non sono d'accordissimo con i colleghi, secondo me non è stata una bruttissima partita del Pescara, in alcuni tratti secondo me ha fatto anche discretamente bene, però ancora una volta sono i singoli a generare poi queste sconfitte, non sono errori di reparto. Io, per esempio, penso il primo gol, il terzo gol, cioè sono errori dei singoli. Come si allenano questi errori? Perché, ripeto, ce li portiamo avanti anche dalla precedente gestione. Si allenano perché io appunto a me il concetto di dire che è un errore del singolo non mi piace. Dobbiamo stare sul campo e migliorare quelle situazioni che purtroppo adesso te ne accorgi solo durante le partite, perché durante l'allenamento le situazioni sono molto più semplici. Le difficoltà della partita sono quelle che poi ti danno le chiavi di lettura dove lavorare la settimana. Ci sono degli aspetti sicuramente che sono emersi e sul quale dobbiamo lavorarci. Già al secondo tempo, anche con poche indicazioni, qualcosina di meglio l'hai fatta. Purtroppo in questo momento è così. Quando tu fai le partite, lì è il vero banco di prova. Nelle partite poi dopo trovi anche gli spunti per lavorare. Era importante riuscire a pareggiare magari oggi, perché appunto secondo me non rubavi niente, perché continuavi sull'entusiasmo. Ma i ragazzi devono venire fuori in ogni caso
la professoressa Provezza di aver fatto una partita, secondo me, non negativa, come si dice, come atteggiamento, come voglia di fare la gara, a me è piaciuto. E cominciamo il giro di Marzio. Sì, mister, io le volevo chiedere una curiosità. A fine partita abbiamo visto che lei è rimasto a lungo a parlare con Di Carlo al centro del campo. Che cosa è successo? Qualcosa? Vi siete detti qualcosa in particolare o erano i saluti di rito verso la fine? Che alla fine ho visto che lei andava via, ha alzato il pollice per dire ok, ho capito. Vi stavate chiarendo su qualcosa? No, non erano cose di campo. Ah, ok. Una curiosità, questa era, chiudo, e l'ultima, invece questa era domanda, il Vicenza secondo me vi ha surclassato sugli esterni, no? Sulle due catene, sia a destra che a sinistra. Ecco, in questo caso non è sempre meglio trovare anche un piano B per cercare di arginare le sfuriate che comunque sono arrivate dalle fasce, dagli avversari? Perché comunque sì, cambia, ok, però insomma il Vicenza si è visto palesemente che ha fatto il bello e il cattivo tempo, soprattutto sulle corsie esterne. Sul primo tempo, quindi nel secondo sì. Tempo le contromisure avevamo già trovate, quindi il piano B c'era. Il problema è che a livello di tempi, di coordinazione tra gli elementi del reparto, dobbiamo lavorare, perché tante volte tra mezzala, quinto e difensore di catena devi pensare con la stessa testa. Loro pensavano con la stessa testa, perché è un anno e mezzo che giocano assieme, noi ancora no. Però credo che quando ieri abbiamo detto che il Vicenza era una squadra organizzata e più difficile da affrontare, non era tanto per dire. Profeta? No, infatti io volevo solo dire, volevo battere su questo tasto, mister, perché la conosciamo bene, lei è un allenatore molto pratico e molto tattico, a mio avviso. Secondo me lei non è contento, non può essere contento di questa prestazione, proprio per la mancanza di equilibrio e di ordine tattico, soprattutto palesato e denunciato dalla squadra nel primo tempo, come diceva poc'anzi. Sì, ma non sono contento... ma non perché è colpa dei ragazzi, perché abbiamo bisogno di metterci un po', lavorarci un pochino più assieme. Perché secondo me, faccio un esempio, spesso nel primo tempo abbiamo sbagliato i tempi di aggressione, ma perché l'idea era di fare da parte dei ragazzi, di fare la partita, e da parte anche mia, perché gli ho detto io, di fare una partita aggressiva, e ancora non avendo gli automatismi giusti, spesso saltavi fuori tempo. Però, cioè, non è che il calcio, gli allenamenti si fanno perché hanno un senso. Adesso noi non dobbiamo trovare come alibi, perché abbiamo sempre detto fin dall'inizio che non vogliamo alibi, allo stesso tempo però certamente sappiamo anche che c'è da lavorare. Costantini, a chiudere. Quanto è costato fare per tanto per sapere se è tanto per preservare la fragilità, però certo che costa, perché è un giocatore che ha una fisicità importante, però aveva un inizio di affaticamento e con tutte le partite che ci sono non possiamo veramente rischiarlo di perdere per tanto tempo, quindi con lui dobbiamo avere sempre un occhio di riguardo. Un po' il discorso anche di Belanova, in questo momento abbiamo bisogno di tanti giocatori, e a volte lasciarne fuori uno o toglierne uno, logico che costa, però anche non dobbiamo pensare che il campionato finisce oggi, e quindi dobbiamo cercare di essere un pochino lucidi in questo tipo di scelte. Mister, due cose velocissime a chiudere. Allora, la prima, noi abbiamo fatto molto bene il primo tempo la palla a scavalcare su Seterra, le spalle dei difensori, forse l'abbiamo fatto poco, però potevamo farlo di più e meglio, la prima. La seconda, è chiaro che parliamo di scelte fatte 3 ore fa, quindi è fin troppo semplice. Le chiedo se lei prima della partita ha avuto la tentazione di forse cambiare qualcosa a livello tattico, viste le assenze, e anche durante, visto quello svolgimento. Ma il primo tempo, secondo me, la palla in fase di possesso l'hai mossa meglio rispetto ad Ascoli, perché anche Galano tra le linee ha fatto delle discrete cose. E se anche guardiamo le occasioni del primo tempo, una con Galano, un'altra con Memushai, un'altra con Setè, insomma, non è che non hai mai tirato in porta, quindi gli sviluppi erano quelli giusti. Se noi, il problema è negli sviluppi non prendere ripartenza e lavorare con equilibrio, ma a me la partita è questa. Io ragazzi veramente non posso dire niente, perché se non che dobbiamo pensare solo a lavorare, e già dalla prossima, che c'è tra 3 giorni,
far di insomma, imparare da lezione da quello che è successo oggi. Sull'assetto tattico, se ha pensato prima della partita tattico, lei diceva sempre che ha lavorato sempre su due soluzioni tattiche in questo periodo, insomma, di inizio di sua gestione. No, ho detto che l'idea è di lavorare su due situazioni tattiche, però logico che ci vuole tempo, non è che tu riesci a farle in un giorno. Io poi nel secondo tempo credo che l'equilibrio l'hai avuto, hai creato anche nel secondo tempo delle situazioni interessanti, quindi tu cambi qualcosa quando la partita magari vedi che non ti porta niente, però credo che tra tiri e situazioni interessanti ci sono state, quindi insomma, non è che devi cambiare tanto per cambiare, devi anche provarle in settimana.